sentito nulla, rifaccio. Ciao, no, Giobbe, benvenuto. Siccome io ti ho sentito, mi chiedevo quale fosse lo spettacolo da non perdere. È questo, è proprio questo. Allora, siamo al Teatro Fassino di Avigliana, mercoledì 29 novembre, Scoop Donna Sapiens, questo spettacolo. Oh, te lo ricordi allora? Esatto. Oh. Ma quando è mercoledì? È mercoledì, hai da fare. Ma porca miseria, c'è tale quale show. Vedi, mannaggia. Si sovrappongono le cose. Si sovrappongono, però noi veniamo a vedere questo spettacolo tratto tra l'altro dal romanzo che hai scritto con Paola Catella, che è tua moglie, questo monologo che ci mette di fronte a un tema importante. Sì, il tema è importante e poi lo tratto io, per cui diventa meno importante, però sì, il tema è importante e poi in questi giorni lo è particolarmente, certo. Perché stiamo vivendo purtroppo un momento non entusiasmante dal punto di vista dei rapporti tra i maschi e le femmine, e questo spettacolo tratta proprio dei rapporti. Anzi, non dei rapporti, parla delle femmine e della mia visione delle femmine e della teoria in base alla quale, è una teoria mia, certo. che io sostengo e supporto attraverso sia la scienza, perché io sono scienziato nel frattempo, sì. Sono diplomato CEPU come scienziato, okay. E fatto 3 anni in uno di scienziateria. E quindi questa mia posizione, in base alla quale si sostiene che una femmina è meglio del maschio. Ah, ecco, l'abbiamo detto, scientificamente provato da Giobbe Covatta. Ma allora perché il mondo gira così tanto intorno ai maschi? Perché se le femmine se ne accorgessero e lo scoprissero, ma mica perché sono stupide che non se ne accorgono, ma perché fin da quando sono nate, che uno gli racconta storie per cui no, tu devi fare, tu devi... Insomma, queste sono cose che si sedimentano col tempo. Anche non volendo. E dopo uscire da questo pantano di melma che nel frattempo cementifica diventa complicatissimo. Vero. Per cui ecco, questo secondo me è il motivo, insomma, è difficile. Adesso facciamo gli esempi estremi, ma per una donna iraniana che nasce e a 5 anni ti mettono addosso un burka, è difficile poi venire, certo, fuori da quella situazione. Vero, vero. Giobbe, tu hai scelto, diciamo, la via delle interviste impossibili anche per raccontare un po' queste tue teorie. Interviste impossibili con personaggi impossibili. Esatto, con personaggi più o meno impossibili, sì. Nel senso che l'inizio dello spettacolo parla proprio dell'inizio dell'illuminazione, quindi si parte da Lucy, Australopithecus afarensis, ma si affronta anche l'argomento dal punto di vista creazionistico, per cui l'intervista è a Dio, ecco, che ha creato il maschio e la femmina e si è pentito. Di aver, okay, creato il maschio e la femmina, sostiene, io avrei dovuto creare solo la femmina, lei sarebbe andato molto meglio. E se lo dice lui. La seduzione, ecco, questa è una cosa che Dio, secondo il mio punto di vista, perché non è veramente Dio, ma ve lo voglio dire, non sei riuscito a contattare. E non sei riuscito. Senti, Giobbe, due parole veloci, perché dobbiamo venire a vedere questo spettacolo, mo seriamente? Dovete, nessuno ovviamente. Dobbiamo, dai, perché? No, non mi piace. Lo dico io. Dovete, non mi piaceva neanche quando ero ragazzo, tant'è che sono disertore. Dico. Dovremmo. Brava. Ah, perché dovremmo venire a vedere questo spettacolo? Ma intanto perché ci si diverte e perché io continuo ogni volta che faccio un'intervista e che mi chiedono gli spettacoli che faccio, su argomenti anche complessi, difficili, certo. Faccio uno spettacolo sul terzo mondo, sulla carta dei diritti dell'infanzia, sull'innalzamento della temperatura del pianeta, insomma, sono tutti argomenti, come dicevi tu all'inizio, piuttosto
importanti, e dopodiché li tratto io, quindi li tratto in maniera divertente. Esatto. Perché la gente paga un biglietto per vedere uno spettacolo, non per sentire un comizio, e quindi deve venire a vederlo per divertirsi. Per divertirsi, ma ci rifletteremo anche un po' su, secondo me. Senti, Giobbe, se succede questo, io sono molto felice. Contento. Giobbe, mercoledì 29 novembre alle 21, Teatro Fassino di Avigliana, ci vediamo lì. Grazie davvero per essere stato con noi. Ci vediamo là, ok? Aspetta, grazie, ciao. Giobbe Covata su Radio GRP, a presto, ciao. GRP.